Il problema della Grecia spiegato facile. Se ho un debito da 10.000 euro ho davvero un grosso problema. Se ho un debito da 10 milioni di euro ad avere un grosso problema, beh, è il mio creditore. Eh sì. Come tutte le battute, se fa ridere significa che nasconde un fondo di verità. Figuratevi così se ho un debito da 330 miliardi di euro ed in cassa non ho nemmeno un euro, che cazzo di problema ha il mio, anzi, i miei creditori? Il debitore può persino riderci su, tanto che può fare? Certo, i creditori non hanno molta voglia di ridere e pretenderebbero perlomeno che il debitore la smettesse di fare lo spiritoso e che invece dicesse loro in che modo intende pagare. Ma che volete che faccia? Lui va avanti a divertirsi, povero lo è già. Cosa pretendete? Che muoia di fame solo per restituire al massimo un 1 o 2% del suo debito? Fare la fame per restituire circa 7 miliardi e rimanere con un debito di 323 miliardi? Ma dai, siamo seri! Allora i creditori incalzano e si incazzano! Dici come intenti restituirci i soldi che ti abbiamo prestato? E lui tranquillamente risponde: fra non molto saranno in scadenza i 27 miliardi del mio debito. Allora voi prestatemene altrettanti e io vi pago le rate in scadenza. Ah, dimenticavo, non deve essere un finanziamento a breve termine, altrimenti fra poco siamo ancora a punto a capo. Diciamo che la scadenza del nuovo prestito sia fra 30 anni. Minchia. Ah, ancora una cosa, naturalmente venitemi incontro con un tasso di interesse sopportabile, diciamo l'1,5%. A quel punto ai creditori girano seriamente i coglioni ed urlano: non siamo mica qui a farci prendere per il culo! È una proposta offensiva! Ma si sentono rispondere dalla Grecia: oh, sentite, a suo tempo siete stati voi ad accogliermi nella comunità europea. Vero. Voi lo sapevate certamente in quale situazione mi trovavo. E non raccontate la balla che ho truccato i conti, perché siete stati proprio voi a dirmi come dovevo truccare i conti. Quindi ora non venite a farmi la morale, perché da voi non l'accetto. Oh. E allora i creditori fanno un passo indietro e ci riprovano con le buone. Ma dai, sei un politico anche tu? Mettiti nei nostri panni. Se ti diamo ancora soldi, i nostri elettori non ci votano più, perché non vogliono che continuiamo a finanziarti. Se non te li diamo, i nostri elettori non ci votano più, perché abbiamo perso 330 miliardi di euro. E come ne usciamo, cazzo? Ma il debitore ha una risposta anche per questo. Quelli sono fatti vostri. Ma che i elettori mi hanno votato proprio per questo. Sono già pieno di problemi, i vostri risolveteveli da soli. Ma come? Il problema della Grecia spiegato facile. Porca. Tutto chiaro? Guarda che se ci pensi è geniale, però. È geniale, perché alla fine gliel'ha messa nel culo e gli ha rigirato il problema due volte nel culo a loro. Cioè, pazzesco. Ma in una cosa lui ha ragione, cioè è l'Europa Unita che ha fatto l'Europa Unita. Sì, quando c'era da avere i conti a posto, e la stessa cosa è successa anche in Italia. Sì. Ok? Gli hanno detto: vabbè, sì, ma dai, ma li sistemiamo, vabbè, ma sì, dai, dai, per un pelo ci riesco. Perché c'era fretta di metterla nel culo a tutta l'Europa. Allora, e invece lui gli ha detto: vabbè, ma mi ci avete fatto entrare voi. Quindi la soluzione adesso qual è? Adesso vedremo nei prossimi giorni. Sarà un tira e molla, ma ne escono secondo me. A me che cazzo me ne frega? Tu sei americano. Io sono americano. Mica hai preso una casa in Grecia per quest'estate, no, tu Marco? Tu sì, no. Chi ha preso la casa in Grecia? Io l'ho presa. No, Pippo, ma sei scemo. E tre giorni fa ho fatto anche il bonifico. No, non li vedi più, non vedi neanche la casa. È andata bene, direi, no? No, perché hanno spiegato che il problema, se tu sei lì in vacanza e hai bisogno di soldi, non puoi andare a prelevare. Come fai? Cazzo, che fortuna. C'ho una soluzione. Aspetta, ma l'altro problema è che non puoi portarti i soldi in contanti, perché se chiudono la possibilità di riportare fuori i soldi, tu li devi lasciare lì. C'ho un'idea della Madonna, Pippo. Ti sistemo io la vacanza. Vai in Grecia sereno. Sereno, eh. Allora, lucida bene il pollice e fai esattamente a pagamento quello che fai in pollice in culo. No! Così fai e godono tutti. Ci sto capendo più cazzo. Mettiamo